Amici di Eventi in Toscana, oggi ci troviamo a San Miniato Alto alla 41esima mostra mercato del Tartufo Bianco. Scopriamo insieme questo borgo sulla vecchia via Francigena. Stiamo per entrare nel cuore della mostra, all'interno dello stand del famoso tubero di San Miniato. Andiamo a vedere come si gusta, ma anche quanto costa. Quali sono le caratteristiche del tartufo di San Miniato? Allora, la caratteristica più importante, secondo me, ormai è tanti anni che faccio questo lavoro, è il colore, che deve essere chiaro, giallo, e come è fatto, cioè la rotondità del tartufo. Se potete guardare qua, anche i piccoli sono veramente come palline, sono rotondi e gialli. Quindi lo contraddistingue dagli altri tartufi bianchi nazionali? Secondo me sì, si vede soprattutto dal colore della terra, cioè i tartufi delle altre regioni d'Italia sono sicuramente un pochino più scuri. E ora vediamo i metodi della conservazione del tartufo bianco. Sì, salve. Il tartufo bianco, innanzitutto noi prendiamo un tartufo e lo conserviamo senza pulirlo e senza lavarlo. Lo avvolgiamo in una carta uso Scottex, diciamo così, una carta morbida, lo mettiamo in un vasetto di vetro e lo conserviamo in frigo nella parte più bassa dove stanno le verdure. Abbiamo solamente l'accortezza di cambiare questa carta ogni 2 giorni perché diventerà umida. Quindi queste sono le regole principali per la conservazione. Molto semplice, richiede solamente un piccolo accorgimento la sera di cambiare questa carta e basta. E ora vediamo a quali piatti si presta meglio il tartufo bianco di San Miniato. Lo chiediamo al signor Gemignani. Il tartufo bianco di San Miniato pregiato è ottimo sui tagliolini. Si prende il burro, si scioglie un po' di burro, ci si mette il tagliolino e dopo si mette nel piatto. Una volta nel piatto, una bella grattata o petalini di tartufo o grattugiato e basta. Non ci occorre tanti segreti, ecco, per il bianco. Oppure si vuole anche sull'uovo e tegamino. Una volta cotto, sempre dei petalini sopra di tartufo bianco, e anche quello è un ottimo pranzo. E ora andiamo a vedere quanto si spende indicativamente per 2 persone. Siamo qui con Alessio Gemignani che ci può dare qualche prezzo indicativo. Allora sì, il prezzo indicativo del tartufo varia da 2.200 euro a 3.000 euro al chilo, secondo le dimensioni del pezzo. E niente, per un tagliolino... Per 2 persone... La regola, io parlo a persona, è 10 grammi di tartufo a tagliolino, a persona quindi con 20 grammi, quindi circa 45 euro, diciamo, 44, 40. Poi a secondo anche la persona che abbiamo davanti, perché c'è la persona che abbonda e quindi spende di più. Quello è soggettivo. E senta, invece per il secondo ci hanno consigliato le uova al tegamino, oppure per un secondo, anche lì quanti grammi a persona? Ma anche questo è sempre indicativo, però insomma si calcola da 3 a 5 grammi per l'uovo, ecco, e per la scaloppina, il secondo intendo anche una scaloppina, e quindi quello diminuisce perché è più piccolina, diciamo, quindi si riesce a risparmiare. Perfetto, grazie mille, grazie. E adesso col signor Leonardo Beconcini andiamo alla scoperta dei vini da abbinare al tartufo di San Miniato. Beh, allora, San Miniato produce ovviamente Sangiovese. Il Sangiovese è il re della Toscana e il re anche di San Miniato. Per quanto riguarda la mia azienda, direi che per l'abbinamento col tartufo dobbiamo scegliere uno dei miei vini più particolari. Prodotto con uve Tempranillo,
e qui già siamo nella particolarità estrema. Spiego in tre parole perché Tempranillo. San Miniato è l'unica area in Toscana dove si è consolidata a metà del Settecento la coltivazione di questo vitigno, questo famosissimo vitigno di origine spagnola. È arrivato a noi attraverso i pellegrinaggi religiosi della Via Francigena. Esatto, perché ricordiamo che San Miniato fa parte della vecchia Via Francigena. È attraversato completamente nel suo territorio dalla Via Francigena, che poi in Francia si univa al Cammino di Compostela, e da quell'area è arrivato questo preziosissimo vitigno, poi adottato dai nostri antenati, e per fortuna è arrivato fino a noi. Abbiamo riscoperto e rivalorizzato questo vitigno circa 15 anni fa, adesso c'è una produzione ben consolidata e uno di questi due vini è il più adatto fra i miei ad essere abbinato col tartufo. Si chiama Ixe alla toscana, proprio pronunciato col dialetto toscano, e ha delle doti di tannino molto molto soffice e di dolcezza e morbidezza, quindi non è invadente sui piatti fatti con questo prezioso tubero. Qui da San Miniato per oggi è tutto, ma vi ricordiamo che la mostra del tartufo si protrarrà per gli ultimi tre weekend di novembre. Da Eventi in Toscana, Ilaria Paris, a presto! Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età.